Ciao Giovanni. Ciao Leonardo. Ciao, ciao. Maia, benvenuti a Travignoli. Grazie. Giovanni mi ha spalancato le porte della sua azienda, quindi Giovanni, io ti chiedo tutto, voglio sapere tutta la storia di Travignoli. Beh, di Travignoli le origini, che pensa, che la prima parte di Travignoli è stato costruito nel 1074, quindi ormai... Non ci sera, né io né no, te. No, né io né te. Non ci sera. Ma poi è diventata come azienda agricola nel 1473. È diventata azienda agricola organizzata, quindi producevano grano, vino, olio, quindi è già, diciamo, produttiva. Già produttiva. A quell'epoca l'appartenenza dell'azienda era dello Stato della Chiesa, per esattamente dell'ospedalingo di Santa Maria Nuova, e poi faceva parte insieme al monastero di Vallombrosa di un'estensione enorme, perché arrivava addirittura anche dopo l'Arno, dall'altra parte dell'Arno. Incredibile. Sì, sì, era un'azienda enorme, come tutte le proprietà poi della chiesa. Certo, sconfinate. La mia domanda, Giovanni, è questa. Quindi, ce l'hai un ricordo lontanissimo di te proprio a Travignoli? Lontanissimo di me mi ricordo da bambino, ecco. Quando ancora c'erano i contadini che portavano le uve qui in azienda con i carri, con le vacche che trainavano questi carri, con queste bigonce sopra che venivano, le uve venivano raccolte e poi ammostate, perché già la mostatura veniva fatta nella bigoncia, perché così ci stava più uva, e così intanto poi prima, insomma, anche tutta la separazione delle uve eccetera, erano meccanismi molto più complicati e più ridotti. E un'altra domanda, ora parliamo un po' più di numeri, quanti ettari di terreno vitato hai invece tra Travignoli? Attualmente sono 70 ettari a vigneto, produciamo circa oltre 3.000 ettari di vino. Però adesso siamo anche in una fase di rifacimento di tutti i nostri vigneti, soprattutto quelli più vecchi, quindi c'è uno sguardo al futuro, soprattutto anche con un aumento poi di quelle che saranno le produzioni viticole, perché un discorso è un vigneto vecchio che ti produce quei 30-40 quintali di uva, con un vigneto nuovo invece che ti produce sui 100-110 quintali di uva, quindi sono... Certo. E sicché, diciamo che l'azienda nel giro di 5-6 anni arriverà a una produzione di circa 5-6 mila ettari. Meraviglia. Allora Giovanni, ora devi stare al gioco. Visto che si parla di futuro, strizziamo l'occhio al futuro. Come si fa? Giovanni, con la tua produzione facciamo il viaggio nella tua tenuta, partendo da quello che è il tuo vino magari di maggior numero come bottiglie, il Chianti Rufina. Sì, il Chianti Rufina è, diciamo, quella che noi consideriamo, almeno secondo la mia filosofia, il vino dell'azienda. Giusto, perché poi è più visto, no? È quello più visto, è quello che poi sostanzialmente vendiamo di più, ed è quello su cui anche cerchiamo proprio di puntare, a cercare di migliorare sempre di più la nostra qualità. Senti, ma ovviamente Sangiovese è il primo. È Sangiovese 100%. Ah, perfetto. Sangiovese 100%, e cerchiamo di fare un vino molto piacevole, morbido, profumato, quelle che sono un po' le caratteristiche del Sangiovese nella zona del Chianti Rufina. Mentre il Tegolaia è la tua riserva. Tegolaia è la riserva, è uno del Sangiovese che riusciamo ad avere, diciamo, i migliori Sangiovesi che si riescano ad ottenere, e qui c'è un 95% di Sangiovese e un 5% di Cabernet Merlot. Giustamente, ecco, quindi la piccola aggiunta per dargli la possibilità di... Anche perché è un vino che poi ha un invecchiamento, ad esempio, in botte di 2 anni, cosa che sull'annata invece fa 6 mesi di legno grande e poi passa in acciaio e poi dopo da lì va in bottiglia. Senti, noi abbiamo la tua libertà in questo caso, nel senso che decidi di fare due voi, se calce con un IGT. È un IGT fatto da Merlot al 60% e Cabernet Sauvignon al 40%. Ma insomma, questo è proprio il piacere di sperimentare, sì, fare altre cose per i Chianti, credo che sia giusto. Allora, però torniamo alla tradizione, non il Vinsanto, questo è un altro prodotto su cui noi è da tanti anni che lo facciamo, in piccole quantità, perché ne facciamo veramente poche bottiglie, però come, diciamo, ho sempre visto fare, con le uve prese con le cassette, messe sulle stuoie, appassite l'uva sulle stuoie, e dopo 5 anni di caratello viene messo in... Ma ecco, devi dire che tutte le volte che te vedi un biscottino che si infila in Vinsanto ci stai male, te lo tengo dentro.
ci sto male. Insegniamo che bisogna bere il vino da sé, sì, il biscotto mangiarlo, sì, che sì, c'entra, va sì, bene sì, però facciamo questa attenzione. E poi un'altra cosa sull'impianto, che c'è anche le temperature di servizio. Bravo, sì. Che anche quello è molto importante. Un pochino più fresco. Un pochino più fresco indubbiamente gli leva quella spicolosità dell'alcol e gli dà tutti quegli aromi di profumo. Ma infatti, io sono d'accordo con te, tant'è che ogni tanto lo propongo come aperitivo, proprio perché bisogna provocare un po' con i crostini di fegato e sta bene. Anche perché l'aperitivo poi è un ritorno, io me lo ricordo da bambino, noi quando venivano gli ospiti in casa si offriva sempre un pinzato prima di andare a tavola. Ma poi era il vino dell'accoglienza, sì, dalle 10 mattina fino alla sera c'era sempre. Comunque noi veniamo con il Tegolaia perché è un vino di lunga vita e quindi è l'augurio che facciamo all'azienda Trapignoli. Alla salute! Ha detto di no, eh? Ha detto che non mi sposa? No! Nemmeno lui? No! Aspetta! Guardalo così, dai, sì. Ma siamo sicuri, Giovanni? Già fatto una volta. Ecco. Prova a diventare figliolo, lo so, si può adottare, no? Insomma, mi puoi assumere, perché io qui ci stavo bene. Non manca proprio nessuno. Vieni via, vieni con me, dai. Va bene, via. Andiamo. Ciao Giovanni, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.